No, perché è troppo emozionante, sì, intervistare la propria amica del cuore. È normale l'intervista, no, cioè non deve ragione, essere un'intervista. Cioè non si può fare normale con l'intervista. No, proprio stavo piangendo. Io l'amo, Sciotta. Oddio, mi hai perso l'orecchino. Aspetta, aspetta, l'ho trovato. Guardate, per l'emozione. Per l'emozione mi ha fatto perdere l'orecchino. Non è tanto professionale come questa ragazza. No, vabbè, scusami. Allora, prima di tutto Scilla questo video... La sua perla di saggezza. No, prima di tutto questo video è per tutti quanti fan, perché c'è gente che ancora si chiede se io e te siamo amiche oppure no. Non è che noi siamo amiche di più, cioè non ve lo dovete chiedere. Il nostro è un rapporto così, lei praticamente è la mia mamma e io sono quella scostumata, pazza, che fa cavolate, lei che mi bacchetta e mi riprende sempre. Quindi questo è il nostro rapporto meraviglioso. Ecco la Marghe. E con Marghe, niente, mi ha mandato un messaggio prima. Ah. Con Andrea, dice che sono tornati a Roma. Ma e riusciamo a mandare a secondo te? Non lo so, ce la faremo. Mo dice che c'è la congiuntivite. Io gli ho detto occhio non vede, cuore non duole. Però vabbè. Ma sai che hanno messo casa insieme? Ma dai, questa cosa hanno preso casa a Roma. Ma dai, quindi li vedremo. Andiamo a devastargli casa, Sheila. Tu nella tua miss di vestaglia giapponese, le tue ciabattine, io scacciatissima, andiamo a fare casino, che spaccamo tutto sconvolti. La madre di Andrea sconvolta. Però tocca farla questa cosa. Io invece ho visto casa tua ed è sconvolgente. Casa mia è sconvolgente, Sciluccia. Adesso dove dormo? Secondo me però i tuoi fan ti aiuterebbero. Ma infatti mi venite ad aiutare, io non so come fare, cioè ho scatoloni su scatoloni, dormo su uno strato di materasso così, perché se sono sbagliate, non so che mi hanno dato il lettino della strada. Una campagna, ma neanche per andare in campeggio. Neanche, guarda, ti giuro. Quindi se mi venite ad aiutare, servono uomini, donne, bambini, venite tutti a casa e aiutatemi. Sicuramente viene più casino di quello che c'è già se facciamo una cosa del genere. Io direi di farci aiutare da Sean. Lasciamolo perdere, Sean, oggi io rode il chiccherino perché sono arrivata in ritardo. Oggi un po' tutti rode il chiccherino, eh. Un po' con ritardo. Un pochino in ritardo. Cioè. Vabbè, scusatemi, cioè, voglio vedere voi e i capelli, il trucco. Mia figlia che stava lì che mi diceva, mamma dove vai, mamma che fai? E mamma i capelli, io mettevo una sciocca e lei, belli, belli, belli. Cioè, io un attimino, cioè, devo fare pure la persona normale, quindi presentarmi in un modo carino. E queste 4, 5, 14 ore non ce le leva nessuno. Ma addirittura tanto di truccatore e parrucco. Ma non è vero, io sono anche struccata, sono così al naturale. Certo, come se la gente a casa non ti avesse visto, Gwendalina. Voi non mi avete visto, vero? No, io non l'ho vista a casa. Ma dai. Amore mio, però c'ha ragione che gli rode, cioè tu sei arrivata tipo star dopo 2 ore e mezza, ma io sono stata a parlarci per 2 ore. Persone. L'hai conosciuto? L'ho conosciuto che proprio, è simpatico, ma è molto riservato, forse un po' troppo per i tuoi gusti. Ma infatti sì. Io non lo so, siete completamente agli antipodi. E infatti gli opposti si attraggono. Io te lo dice una che sta con uno che è completamente diverso e sono 7 anni, per cui è un sacco di tempo. È una frecciatina questa. No. Però lo trovo un po' troppo riservato. Lui proprio le telecamere non gli piacciono per meglio niente. Meglio però, lo sai, perché almeno non avrò mai il dubbio. Questo qua lo dico e qua lo nego. Il dubbio che faccia qualcosa per farsi vedere. Ed è molto facile in questo momento trovare persone che vogliono affiancarsi a qualsiasi altro personaggio solo per le telecamere. Quindi se è così riservato meglio, anzi, infatti prima io faccio dai, diamoci sto bacio, così le telecamere sono contente, i fotografi sono contenti, e lui no, davanti a tutti, io così, è cascato il mondo davanti, vabbè, non me l'ha dato, vabbè. No, come non te l'ha dato? No, non me l'ha dato, no. Te l'ha dato? No, poi separata sera, sì, intimità. Dopo ore, sì, l'intimità. L'intimità, ma com'è Sean nell'intimità? Non lo so, com'è, è riservato. E là mi riservo anch'io. Noi ma non ci c'è riserviamo. Sean nell'intimità ancora. No. Io sono una persona pudica, casta. Amore, ti stai mantenendo? Mi mantengo. Sì, sì. Ma ti mantieni da parecchio tempo? Una cifra. Beh. Io posso testimoniare. Mesi e mesi. Bravissima, diglielo. Di astinenza. Io testimonio mesi e mesi di astinenza di Gwendalina. Con me, quindi sappiate. Sì, sì. Io vivo con lei, eh.
Quindi è ancora più strano pensare che la sto intervistando. Ed è bravissima a dire le bugie, soprattutto. Non è vero, io dico sempre la verità. Tu sei un po' bugiardella ogni tanto. Ogni tanto dico la verità. Ogni tanto, quando serve. Ma domani che vedo andare a pomeriggio 5? Domani andiamo a Valmontone a portare Gaia alle giostre. Dai, andiamo domani andiamo alle giostre. Sì. Dai, domani ci sono pure io. Andiamo alle giostre e ci andiamo a divertire. Era a prendere, che io ancora non ho la macchina, non ho nulla. E poi mi dici che faccio in ritardo. Se qualcuno si presta. Senza casa, senza macchina, senza un cellulare tra un po', senza un PC, senza una connessione internet. La gente si chiede, ah ecco, questo lo dobbiamo dire. Facebook ce l'hai sì o no? Ma che, non ce l'ho ancora! Dillo due fan che mi scrivono ogni tanto giorno. No, ogni tanto faccio sul mio fans club ufficiale, faccio i saluti, scrivo, quella sono io. Però il mio fans club è solo quello, cioè non scrivo da nessun'altra parte, non ho neanche un Facebook privato, non ho una vita privata. Non ho una casa privata, non ho una macchina privata, non ho ancora nulla, cioè ho la testa proprio altrove, quindi adesso piano piano comincerò, adesso metterò a posto sta casa, dopodiché entrerò al computer, poi entrerò io e poi da lì comincerò. No, la portiera no, la portiera di casa mia canta, lo sai, l'altro giorno che ride, cantava proprio tipo gospel, sai quelle cose che tu passi, lei voleva farsi sentire perché sperava, capito, che io dicessi che brava, sei la portavi nel mondo dello spettacolo, dico, non ci sto io nel mondo dello spettacolo, te ce devo portare a te, vabbè lasciamo stare, però simpatica, teniamo sa la buona che la portiera serve sempre. Un salutino a tutti i miei fans meravigliosi, io vi lovo sempre e comunque, grazie di esistere, grazie di esserci, grazie per essere già sotto casa mia ad aiutarmi nel trasloco e un ringraziamento speciale alla mia best friend Ciluccia, che è meravigliosa, e alla sua Starlet TV. Grazie a tutti, ciao! Starlet. Starlet ho detto. Ho detto Starlet. C'ho la gomma, mo.